Non ci sono dubbi, la squadra della domenica e della lunga stagione del basket lucchese è il BC Lucca di coach Leonardo Olivieri e dell'appassionatissimo presidente Matteo Benigni. Alla fine è accaduto, dopo aver sconfitto in modo netto e franco, 101-85, e con una prova di assoluto valore, il college Borgo Manero, dalla vicina La Spezia arriva la notizia che non ti aspetti, che non pensavi. I liguri della Tarro scadono in casa in modo fragoroso, 79-96, al cospetto di Gallarate e di una lealtà e correttezza sportiva che, dispiace dirlo, non sempre si riscontra in altri sport. BC Lucca dunque playoff per la promozione nella B nazionale, con 18 punti nel girone play-in Silver Nord-Ovest alla pari con il Dani Quarrata. Ma battere Borgo Manero è stato tutt'altro che agevole. Non deve trarre in inganno il punteggio finale, basti pensare che per tre quarti la partita è filata via in perfetto equilibrio. 28-23 il primo quarto, 50-51 all'intervallo lungo, con gli ospiti avanti di corto muso, e 75-72 al trentesimo, che tutto era ancora aperto. Solo nel finale Lucca prende il sopravvento, trascinata da un Barsanti in versione extra lusso, ma anche Del Debbio, Tempestini che uscirà per infortunio, Pierini, Simonetti e tutto il complesso forniscono una prova di straordinario carattere. Il pala tagliate, gremito, gioisce, impazzisce e freme per una squadra trascinante e contagiosa all'entusiasmo. Ora è playoff nei quarti di finale contro il fortissimo Saronno, al meglio delle tre partite. Parafrasando Biagio Antonacci, possiamo dire che non sarà facile né tantomeno subito, però talvolta ci si può credere.